Terra, a chi viene dal mare, progetto di Mario Perrotta, 12 voti. Carrozzeria No, Spazio Indipendente di Roma, 14 voti. Futuri Maestri, progetto del Teatro dell'Argine, 14 voti. Lo sono giurato, quindi posso dirlo. Premio Un pezzo di cuore, con 19 voti, Inferno. Al tramonto così tante venissero a cantare con noi
il primo canto dell'inferno, e alla fine quasi un'intera città era presente, e c'erano bambini, vecchi, non solo adolescenti. Abbiamo lavorato con persone di tutte le età, e i bambini urlavano, ci precedevano quando la processione arrivava poi al Teatro Rasi. E devo dire una cosa importantissima: dietro, non so se si è nascosto, ma noi non avremmo mai potuto realizzare questa opera senza la produzione che Ravenna Festival ci ha dato, e quindi Franco Masotti, che ne è uno dei direttori ed è un grandissimo musicologo, è qui con noi e lo ringraziamo vivamente per questo. E quel signore lì che si mette in ombra, ci mette in ombra. Un'altra cosa molto importante, che in quelle 34 serate, perché per 34 sere, come i Canti dell'Inferno, abbiamo messo in vita la commedia, quasi ogni giorno c'erano gruppi che venivano da altre città d'Italia e che noi lanciavamo nella mischia da Roma da Milano, Olinda, dove poi saremo tutti ospiti, e Milano era anche particolarmente presente perché, l'abbiamo sentito prima, avevamo il gruppo dei costumisti e scenografi dell'Accademia di Brera, guidati dai loro professori, docenti Paola Giorgi e Edoardo Sacchi, e le ragazze della scenografia sono qui in mezzo, ecco, sono qui tra noi. Manna, tu ci porti un piccolo regalo, un frammento. Sì, è un frammento. Deve essere contestualizzato. Leggevo questi pochi versi di Ezra Pound in una delle prime scene dell'inferno, quando una coppia di una quindicina di adolescenti, tenendosi per mano, entravano in una mandorla come questa e si sdraiavano a terra, e c'era un piccolo vento, come se qualcuno in qualche modo li avesse fatti morire, e io con un filo di voce entravo e facevo una piccola danza labirinto intorno a loro, fino a che si alzavano, e erano i Paolo e Francesca, fino a che le Francesche non dicevano i loro versi al pubblico che era intorno. Francesca, venivi fuori dalla notte e portavi fiori nelle tue mani. Ora uscirai fuori da una folla confusa, da un tumulto di parole intorno a te. Io, che ti avevo veduta tra le cose prime, mi adirai quando sentii dire il tuo nome in luoghi volgari. Avrei voluto che le onde fredde sulla mia mente fluttuassero, che il mondo inaridisse come foglia morta o bacca di dente di leone, e fosse spazzato via per poterti ritrovare ancora, ancora. Versi di Ezra Pound, Inferno, chiamata pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri.